Ok, ci siamo. Direi di sì. Buonasera a tutti, bentornati con questo nuovo live. Scusate un attimo, correggo un po'. Ok. Rainbow Six Siege, questa è l'open beta che per tutti quanti inizierà ufficialmente domani, invece inizierà da poche ore per chi ha partecipato, ha avuto la fortuna, come me, di partecipare alla closed beta di un mesetto fa circa. Prendo anche i contenuti che ci sono nella beta, che li tenevo scritti qui. Allora, ci sono 14 operatori più 5 riserve, che non ho la più pallida idea di cosa siano, 3 mappe. Ambientare sia di giorno che di notte, che sono Canal, base di Hereford e casa. Tre modalità di gioco, di cui due competitive e una cooperativa. Quelle competitive sono artificieri e presidio, e poi c'è quella cooperativa che è disinnesco. Poi, no, nient'altro. Questi sono i contenuti della beta, che noi inizieremo a giocare proprio adesso. Vedere, questo è Terrorist Hunt, dovrebbe essere questo il PvE. C'è anche il tutorial, però vabbè, ve lo faccio vedere il tutorial, così magari guadagniamo un pochino di soldi. Quindi iniziamo proprio adesso, quindi facciamo vedere. Purtroppo il soldato nella sua versione base, cerchiamo di sbloccare però qualche operatore. Allora, vedete, questo vi faccio vedere così anche il tutorial, ne approfittiamo, no? Il gameplay è asimmetrico, quindi cosa vuol dire? Che gli attaccanti e i difensori svolgono due ruoli ovviamente diversi. La squadra di difesa, mentre deve innanzitutto impostare le barricate, in modo così da rallentare, diciamo, i nemici. Mentre vedete, gli attaccanti possono approfittare devono distruggere le barricate, no? Con attacchi melee, con le armi, oppure usando anche delle bombe. La distruzione del gioco è davvero straordinaria, secondo me, è qualcosa di davvero preciso che mi ha ricordato molto i Battlefield Bad Company 2. Deploy the breach charge, step aside and trigger it remotely to take out the barricade. Qui si può distruggere, complice anche, diciamo, gli ambienti molto piccoli. Si può distruggere davvero qualsiasi cosa. Perché ovviamente quando si parla di ambienti grandi, la distruzione può creare qualche problema. Mentre quando stiamo parlando di ambienti piccoli, come in questo caso, perché le mappe di Rainbow Six Siege sono molto piccoline, mettere la distruzione è decisamente più semplice per gli sviluppatori. Vedete il muro come si può distruggere in tanti tanti modi. Si possono anche utilizzare, ad esempio, questi buchi come copertura. Cioè, cosa voglio dire? Create questi due buchi su schermo e aspettate che i nemici arrivino, così loro non vi guardano. Vedete, ci sono sia i muri, ecco, più delicati come questo, oppure ci sono anche muri più resistenti, come avete visto prima. Io questo tutorial l'avevo già visto ai tempi della cosa beta, però è giusto farvelo vedere e poi otteniamo un pochino di credito, così più avanti possiamo sbloccare più velocemente magari un operatore. Questo è per quanto riguarda gli attaccanti. I difensori, la squadra di difesa, può rinforzare questi muri. Vedete? Attackers can recognize reinforced walls by the anchors used to hold the reinforcement in place. Choose wisely. Unlike barricades, reinforcements are limited to two per defender. Io, avendo già provato la cosa bella, posso trovare anche l'articolo su Console Tribe. Devo dire che ho amato, amo anzi, perché il gioco ancora non è uscito, vabbè, esce il 1° dicembre, quindi diciamo ancora non è uscito, però da quel che ho provato posso dire di amare il gameplay di Rainbow Six Siege. Perché è sì molto tattico, ragionato, però questo non vuol dire che non è veloce e frenetico, anzi, perché le partite sono molto molto veloci, durano, ogni round dura pochissimi minuti.
Se dura 5 minuti un round è già tantissimo. Anzi, forse da round no, il gioco non mette neanche a disposizione di fare 5 minuti di round. Ma se non sbaglio sono 2-3 minuti ogni round. Quindi il gioco comunque è molto molto frenetico. E questa è una cosa che a me piace tanto, perché mischia tattica e frenesia. Abbiamo visto ad esempio questo Star Wars Battlefront, no? Che è un gioco frenetico e divertente, però non è tattico come questo. E la tattica di questo gioco è una cosa che io adoro, perché si può entrare. Bisogna prima di tutto imparare alla perfezione le mappe, bisogna conoscerle millimetro per metro, anzi metro quadro per metro quadro, diciamo. Perché ogni mappa nasconde, non so, ecco, vedere, dei cunicoli, delle entrate secondarie, da cui si può ottenere una posizione di vantaggio sugli avversari. E poi soprattutto una cosa che anche amo di questo gioco è il fatto che non ci sono camper, ragazzi. Rainbow Six Siege non ha nessun camper. Perché i giocatori ovviamente possono entrare da qualunque punto. E quindi chi difende non può stare lì ad aspettare. Allora, io direi di farvi vedere subito il multiplayer. Andiamo su casual. Così cerco una partita veloce. Sperando di non avere problemi di matchmaking. Io non ho letto di nessun problema, quindi magari sì, è anche abbastanza veloce, dai. Ottimo. Adesso sta cercando gli avversari. Ecco, nella close beta il matchmaking aveva qualche problema. Cosa che per fortuna è stata risolta, almeno così pare. Diciamo che adesso che il numero di giocatori è ridotto, magari è più. Diciamo, non dovrebbe avere particolari problemi di sovraccarico sui server. Forse ci metto un bel lampo a cercare gli avversari. Quindi ci potrebbero essere un po' di tempi morti durante questo live. Come non detto, il matchmaking deve essere ancora rivisto. Dai, dai. Altrimenti mi ricordo che Ubisoft consigliava di chiudere il matchmaking e riavviarlo nel caso i tempi di attesa sono troppo lunghi. Ok, dai, riavviamo il matchmaking. Allora, ha cercato subito i giocatori con i quali giocare, però gli avversari non li trova. Ed era un problema che succedeva anche nella fase beta, cioè nella closed beta. Speriamo adesso che vada un po' meglio. Speriamo di essere fortunati. Che poi non riusciamo a giocare, trasformeremo la diretta in un qualche altra cosa, giocheremo ad altro, vedremo. Ah, dai. Non vuole andare. Ah, io spero che questi problemi li risolvano entro la settimana prossima, perché
Il gioco, ricordo, esce il 1º dicembre, che è martedì, mi sembra martedì, controlliamo subito. Sì, è martedì. E speriamo davvero risolvano questi problemi. Perché ecco, passiamo dal matchmaking istantaneo di Star Wars Battlefront al matchmaking lento come una lumaca di Rainbow Six Siege. No, dai, dai. Usciamo di nuovo, rifacciamo. Riproviamoci, so, proviamo con le partite classificate. I giocatori li trovo subito, sono gli avversari il problema. Io non so neanche più o meno quanti giocatori ci sono, quanti, in quanti adesso hanno, diciamo, l'accesso anticipato. Spero che sia comunque un discreto numero prima di domani. Poi comunque, visto che comunque dobbiamo aspettare, parliamo anche un po' dei prossimi appuntamenti, di cui comunque avevo già parlato ieri. Se di Rainbow Six Siege vi faccio vedere poco stasera, sicuramente ce ne sarà un'altra. O giovedì o venerdì. Domani non ci sarà niente. Domani sera. Così magari giovedì o venerdì, insomma, dipende anche da The Crew World Run che deve arrivarmi. Vedrò un po' come. Cercherò anche di farvi vedere un pochino di più gli operatori e così via. Perché adesso, iniziando praticamente dal livello 0, iniziamo con un soldato, diciamo, di base, che non ha nessuna abilità. Mentre appunto utilizzando gli operatori ognuno ha diverse peculiarità, c'è quello col martellone, c'è chi ha gli ha più esplosivi, chi ha lo scudo e così via. Cercherò magari di farvene vedere qualcuno perché vanno sbloccati con i crediti del gioco. Che sono quelli in alto, di fianco a me, diciamo. Dovrebbero essere quelli in giallo, dovrebbero essere i crediti che si guadagnano giocando normalmente. Mentre quelli in bianco dovrebbero essere i Rainbow Six Credit, che sono quelli riguardanti le microtransazioni. Il gioco ha le microtransazioni, però ricordo avrà tutti i DLC gratuiti. C'è già un piano, cioè Ubisoft ha già annunciato che da qui, cioè dall'uscita fino al 2016 inoltrato, quindi direi avrà per un anno intero, direi. Il gioco avrà, anzi, DLC gratuiti sotto forma di mappe e nuovi operatori, armi, skin per le armi e così via. Le mappe le avranno tutti i giocatori, mentre gli operatori vanno acquistati come o con i crediti del gioco che si accumulano mano a mano che giocate, oppure con i crediti, e scusate, con i Rainbow Six Credit che si ottengono pagando con soldi reali. Per maggiori dettagli comunque trovate la news sul sito, una notizia non recentissima, quindi magari andate sulla scheda del gioco, cercate Rainbow Six Siege e troverete sicuramente la scheda. Niente ragazzi, non mi vuole far entrare in partita, proviamo con una partita classificata, magari funziona. No, peggio di prima, neanche più giocatori mi trovo adesso. Ah, ci sono anche i potenziamenti per ottenere più crediti Renown. Ecco,
Oggi sono uscite anche notizie interessanti che poi andremo a commentare. Vorrei almeno iniziare una partita e poi parlare delle altre cose, no? Ok, i giocatori sono stati trovati. Speriamo di trovare. Oh, ce l'abbiamo fatta forse. Forse ce l'abbiamo fatta perché c'è joining game session. Sì. Sì, ragazzi, ci siamo. Noi siamo il team Orange. Ok, metto la chat qui. Ragazzi, per qualsiasi cosa vi ricordo c'è la chat di Twitch. Iniziamo come difensori. Non possiamo. Allora, vediamo un po' le armi. Hello. Hello. Hello, how are you doing? Don't answer me, there's no need for that. Però siamo a 4, porca miseria. Ok, ci siamo. What we need to do, by the way? We need to fortify this area. So I never played this mode before. I just play like EDM, checkering, church. Hey, don't lock me in here. Yeah, go, go, go. Hey man, let me put these down so they won't know that you are here. By the way, get in here. Go, 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 get in here. 5 seconds to insertion. Go, get in there. Don't worry about me. Get in there. Op 4 has failed to find the biohazard container. By the way, I played this game before and it's really good. It's a really good game, by the way. Hey, Lucas. Yes, tell me. If you see somebody moving towards there, let me know, alright? Okay. Porca puttana. Where? There is an enemy. Devo disattivare però la chat nel gioco, perché sennò. Devo vedere se posso disattivarla. Il volume della chat. Prevent further access to the biohazard container. Allora,
Allora, parliamo un po' del gioco. Stavo zitto perché sennò davo fastidio agli altri, però a questo punto non me ne frega niente. Abbiamo iniziato la partita come difensori. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fortificare tutta l'area e difendere l'obiettivo che è quello in giallo, no? E dobbiamo impedire entro il... Ecco, abbiamo vinto ad esempio. Perché sono stati eliminati tutti i miei nemici e non sono riuscito a completare l'obiettivo loro. E adesso è finito il primo round. Dobbiamo fare gli attaccanti. Il problema però è che siamo 3 contro 5. Ecco, questa è una cosa che rende il gioco, le persone che se ne vanno. È fastidiosissimo. Cioè, 3 contro 5, porca miseria. Allora, quando siamo attaccanti all'inizio cosa si fa? Si parte come un droide, un robottino, che deve infiltrarsi nell'edificio degli avversari e cercare l'obiettivo da disarmare, nel caso di una bomba, da trovare e così via. Vediamo se troviamo il nostro obiettivo. Ovviamente poi non conoscendo le mappe è anche un problema. Nel bagno non c'è. 10 seconds before insertion. No, così 5 via. seconds to insertion. Biohazard container location Ok, unknown. l'obiettivo non You l'abbiamo are trovato clearly e adesso engaged. sono cacchi amari. Conviene ovviamente stare sempre uno vicino all'altro perché altrimenti... Chiuso. Dobbiamo salire, forza. Anzi, scusate il silenzio, però è un momento abbastanza teso. Sopra. Aspettato, dove stava? Però 3 contro 5 è un problema. Ecco, questa è una cosa che del gioco non mi piace, ma è colpa degli altri giocatori che non si sanno comportare. Cioè che abbandonano le partite e lasciano i compagni nei guai, perché ovviamente altri poi non si possono aggiungere in corsa, diciamo.
Vabbè. Reloading. Cioè, siamo già morti due volte. Yeah. Anzi, abbiamo un campione di squadra. Però non ce la può fare, mancano 20 secondi. Peccato. 15 seconds left. 10 seconds remaining. 5 spirited time. We failed the mission. Ma 3 contro 5 però. Vabbè dai, adesso dobbiamo, siamo 1-1, quindi si torna in difesa. Poi sia le squadre di attacco che di difesa hanno armi e equipaggiamento diverso, ovviamente. Il gioco poi mette a disposizione una discreta scelta. Allora, l'obiettivo sta qui, dobbiamo mettere a sicuro la zona. Ho una pessima mira. 5 seconds and counting. Protect the biohazard container at all costs. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. Friendly, last operator standing. Op 4 is securing the container. Mamma mia. Ragazzi, ma a 3 non si può giocare. A 3 non si può. Bisogna mandare una maledizione a chi ci ha abbandonato. E si ritorna in attacco. Se non mi sbaglio, se questi vincono, se gli avversari vincono un altro round, hanno vinto la partita. Se non mi sbaglio. You need to locate the biohazard container. Ok. Questa comunque è una mappa nuova, perché nella closed beta non c'era. Infatti, anche questo è il problema, che la mappa non la conosco affatto. E questo comunque crea dei problemi, no? Che non sai neanche dove andare. Enemy
seconds. Good work. The biohazard container has been located. Biohazard container located. Adesso sappiamo dove andare perché abbiamo trovato l'obiettivo. Dobbiamo raggiungerlo. Ci conviene andare dall'alto. Ucciso uno. Dai, dai. Let's go, let's go. Sì. Ok, a tre ce l'abbiamo fatta. Ciao Messi. Ben arrivato. Dai, una kill l'abbiamo fatta, dai. Anche a tre siamo riusciti a vincere. Questa cosa però ho notato che gli avversari hanno fatto un errore. Cioè si sono chiusi tutti nella stessa stanza o comunque lì vicino. E questo secondo me è la cosa più sbagliata che si potesse fare. Perché così inviti, cioè così vieni circondato dagli avversari, no? Come avete visto all'inizio, quando ci viene mostrata la mappa, ci viene chiesto nel caso del ruolo di difesa dove posizionare l'obiettivo, nel caso invece di squadra di attacco dove partire. Quindi non conoscendo la mappa mettiamo dei punti casuali, però magari con un giocando varie partite, quindi imparando a conoscere anche le mappe come sono costruite, si impara. Noi ci siamo rinchiusi qua deficienti. Quindi magari conoscendo anche le mappe piano piano si... Ops. Che sì, hanno la tendenza a chiudere in giro. Però noi abbiamo fatto lo stesso errore che hanno fatto loro prima. Ma vabbè. Usiamo anche le telecamere per cercare i nemici, vediamo dove sono. Eccoli. Anche a terra. Aia, che è stato? Non ho visto come sono morto, porca miseria. Due contro due.
further access to the biohazard container. One friendly operator remaining. Peccato. Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Adesso siamo 3-2, bisogna farne un altro, perché se non mi sbaglio, per vincere la partita bisogna avere la meglio, cioè bisogna avere due round di vantaggio. Quindi si prosegue fino a quando qualcuno non avrà due punti in più, diciamo. Ok. Cioè siamo a due giocatori in meno e stiamo comunque... Merito anche e soprattutto dei miei compagni. Cioè più o meno stiamo tenendo duro, ecco. Ok, di nuovo come prima, si deve cercare sempre l'obiettivo. Però noi idioti abbiamo scelto lo stesso punto di prima per partire, vabbè. Stanno sopra. Qualcuno ha già trovato un avversario. Come vedete, comunque la comunicazione è fondamentale, però comunque il gioco mette a disposizione dei piccoli strumenti per poter comunicare, come ad esempio appunto la possibilità di... Ok, abbiamo trovato l'obiettivo. Ad esempio la possibilità di indicare i nemici oppure indicare un punto per... come dire... un punto in cui recarsi e così via. Forte la Roma, so che sta perdendo 4-2, ma sinceramente mi aspettavo 2-0, ma sinceramente mi aspettavo questo, cioè. Ah, come mi ha fregato! Porca miseria! Vedere cosa sta facendo la Roma. Minchia, 3-0. Beh, ragazzi, ma cosa ci aspettavamo, cioè? Ecco, questo se non mi sbaglio è uno dei personaggi che permette proprio di creare delle torrette. E vabbè, abbiamo perso, però con tre soli giocatori è difficile fare di meglio. Abbiamo chiuso con due morti, due uccisioni, un assist e 5 morti, vabbè. Speriamo di trovare stavolta una squadra che, con i giocatori che non abbandonano la partita. Che è una cosa che io odio, soprattutto in questo tipo di multiplayer. Posso capire di questa Wars Battlefront, uno si stanca. Non fa molta differenza un giocatore in più, un giocatore in meno. Però qui un giocatore solo può fare davvero la differenza. Speriamo soprattutto di non avere problemi col matchmaking. Sì, è diversa, comunque ha più contenuti. Ha tre mappe, di cui questa che abbiamo appena visto era nuova, e le altre due sono... aspetta che ho il nome qui. Questa deve essere la base di Hereford. No, ragazzi, si è bloccato. Errore di connessione server. Non mi dire che abbiamo giocato senza ottenere crediti, che diventa una bestia. C'è Canal, base di Hereford, che dovrebbe essere due mappe nuove, che non c'erano nella closed beta, e poi c'è Casa, che è quella classica che ormai abbiamo visto in tutte le salse. Ci sono tre modalità.
gli operatori sono 14 e adesso io non ricordo quali c'erano, quali non c'erano, però non credo riusciremo a provarli tutti durante questa cosa beta, anche perché almeno per quanto mi riguarda conviene giocare sia alle beta, ma il giusto, cioè non stare lì per sbloccare tutto e tutti, perché dopo i dati vengono ovviamente cancellati. C'è qualche problema purtroppo sui server, sul matchmaking. Speriamo che li risolvano entro il 1° dicembre, che è la data di uscita del gioco. E adesso comunque non ci dovrebbero essere tanti giocatori. Il problema è domani. Domani la beta verrà aperta a tutti e sarà un bel banco di prova per Ubisoft. No, i punti li abbiamo ottenuti. Pochi, ma li abbiamo ottenuti. Insomma, bisogna un pochino ottimizzare i tempi di caricamento e i server. Vediamo pure gli operatori che ci sono. Sblocca nuova operatura. Allora, c'è il toucher, che questo è l'attaccante e questo è il difensore, il mute. Questo dovrebbe avere granate fumogene, credo. E questo, vedete, ogni operatore ha sia punti armatura e punti di velocità. Ovviamente più è pesante, più è pesante l'armatura e più è lento, e tutto il contrario. E ogni operatore inoltre ha delle specifiche armi. Come potete vedere qui, ad esempio, le armi sono diverse, no? E ha i propri gadget. Andiamo, FBI sono divisi ovviamente in diverse parti. Questo c'era nella beta, il Termit, me lo ricordo. Questo no, Lash no. Esempio, questo è veloce, però l'armatura è molto piccola. Per sbloccarne uno ci vogliono 500 crediti, cosa che abbiamo. Questo con lo scudo, questo è il dottore, poi abbiamo l'unità Spetsnaz, che è questo, che è praticamente il cecchino, perché il cecchino può svolgere comunque un ruolo interessante, in quanto il cecchino può posizionarsi in un punto strategico fuori dalla zona, diciamo, importante, però può svolgere un ruolo comunque di supporto di un certo livello se sa come comportarsi. Allora, ecco, sto notando che non c'è il, come si chiama, lo Sledge, che è una delle mie classi preferite, perché distrugge tutto con qualsiasi cosa. Quindi cosa, chi sblocchiamo? Termite. Io prendo questo gioco al day one, ma il punto è che non riesco a far convincere il mio gruppo che siamo esattamente in 5 per giocare. Ma guarda, a me se ci arriva in redazione, se mi arriva, se la redazione lo assegna a me, ahimè, per giocarci, anche se non per molto purtroppo, dipende soprattutto da quello che arriva dopo Rainbow Six Siege, anche se a dicembre, diciamo, non ci dovrebbero essere tantissime cose. Ok, abbiamo sbloccato il Termite, che è attaccante. Vediamo se riusciamo a sbloccare uno di difesa, anche se i crediti dovrebbero essere pochi. No, perché per sbloccare uno dell'FBI ci vogliono 1000 crediti. Questi qui invece, a me piaceva quello che ho visto qui, set booty traps. Ah, questo mette le trappole, interessante. Questo invece mette la torretta, però non abbiamo crediti perché ce ne vogliono 500, quindi facciamo una partita, sblocchiamo anche un operatore di difesa. Massimo, quanti gol hai fatto stasera alla Roma finora?
Il problema più che altro di questi giochi, sai cos'è? Che sono irraggiungibili, addirittura irraggiungibili. E che essendo un gioco solo multiplayer, il rischio è che comunque può stancare. Io sento che il multiplayer mi stanco facilmente. Anche se fatto bene, io mi stanco facilmente con giochi multiplayer. Anche perché io voglio sempre cercare qualcosa di nuovo, voglio giocare a quante più cose possibili, quindi. Ma perché sono fatto io così? Però conosco tanti altri che invece stanno sul multiplayer un anno intero, fino a quando non esce qualche altro gioco interessante. Ragazzi, mi sa che i server sono irraggiungibili. Sì, intanto uno l'hai trovato, dai. Così mi aiuti per la recensione. Sperando che il gioco ci arrivi su PS4 e non su Xbox One. Ah, forse un solo gol ha fatto Messi? Ragazzi, mi sa che i server sono andati. Diciamo che una settimana prima del lancio mi aspettavo qualcosina di più, eh? Considerato sempre che si tratta di una beta ridotta. Eh sì, di gol, avevo capito. Dicevo, considerato che la beta al momento è chiusa, cioè chiusa, nel senso che ci sono poche persone a giocarci, questi problemi ai server, secondo me, sono abbastanza gravi una settimana dal lancio. Sono gravissimi. I server sono irraggiungibili. Vediamo se su Twitter dice qualcosa Ubisoft. Non credo, sinceramente, però ci proviamo. Se hanno fatto qualche comunicazione che mi sono perso, forse, vediamo. No, su Twitter non ho detto niente. Nemmeno sull'account del gioco, no. Vediamo sull'account Ubisoft. Altrimenti, ragazzi, o la chiudiamo qui. O proviamo a fare qualcos'altro. Insomma, mo vediamo un po', anche perché non ho molto altro da farvi vedere. Potremmo tornare su Deadpool, così cerco di finirlo. Però voglio finirlo. Sono arrivato, sono bloccato al punto di ieri, perché non ci ho potuto giocare in giornata. E quindi diciamo continuiamo Deadpool, ma che va. Vediamo un po'. No, ragazzi, ci sono problemi sui server. Ubisoft sembra averlo contattato. Vediamo un po' Ubisoft supporto. No, ragazzi, ci sono problemi allora. Sto leggendo di molti che si lamentano su Twitter, purtroppo. Che peccato, però volevo giocarci un po'. Adesso cioè, gli mandiamo anche un tweet in diretta. Così magari li aiutiamo, no? Dobbiamo andare il codice di errore 3 0 x, ma il codice di errore più semplice non li sanno fare, eh? Porca miseria.
Mettiamo anche l'hashtag, va? Six. Allora, riproviamoci, ma a questo punto... Allora, ragazzi, è tutto offline. Sì, è tutto offline. Sì, Salvatore le serve. Poi mi metteranno nei titoli di coda del gioco. Mi ringrazieranno. Grazie Lucas93 per aver salvato i server di Rainbow Six. Come quando qualcuno finanzia un gioco su Kickstarter. La stessa cosa succederà a me con Rainbow Six. No, forse ce l'abbiamo fatta. Allora. No, terroristante. Che cacchio devo fare il terroristante? Multiplayer. Vediamo. Comunque ragazzi sono usciti.